voce di questa vibrante, dobbiamo dire orecchiabilissima invocazione a Santa Rosalia, si chiude la prima parte dello spettacolo che adesso avrà il suo secondo quadro in cattedrale. In questo momento stiamo vedendo questo carro, il carro di quest'anno, che è anche questo notevolmente rinnovato rispetto all'anno scorso, perché lo scafo è stato interamente dorato e poi ci sono le statue delle quattro vecchie padrone di Palermo, poi scalzate da Rosalia, di cui adesso parleremo, che appunto si ergono dall'alto del carro, e poi tra un po' vedremo comparire anche il busto di Santa Rosalia, ma non roviniamo il colpo di scena finale. E il carro, come forse potete vedere, è trascinato da 60 marinai e adesso appunto sta per raggiungere lentamente tra la folla la cattedrale. Noi siamo sempre qui a Porta Felice in compagnia di Pier Francesco Palazzotto, storico dell'arte e vice direttore del Museo Diocesano, che adesso continuerà a raccontarci aneddoti, curiosità, storie del culto di Santa Rosalia. Ma siamo anche ci stiamo per collegare con una delle nostre inviate tra la gente, che è Monica Ceravolo e che in questo momento è tra le bancarelle del Foro Italico. Monica, mi senti? Ti sento, non benissimo, ma ti sento. Io sono qui nella postazione dello zio Vincenzo, il maestro della grattatella. La grattatella è il gelato dei poveri. Senta, ma da dove deriva la grattatella? Dagli arabi. E come la fa lei? È uno dei pochi, forse l'unico rimasto a farla così all'antico. Ci metto limone, arancio, amenta, amarena, mandorla. Questo serve per rinfrescarsi alle giornate proprio di calura tipiche nostre siciliane. Me lo fa vedere come si prepara una grattatella. Come vedete, questo è un metodo antichissimo che solo l'hanno portato gli arabi, l'hanno portato e noi l'abbiamo adottato e l'abbiamo anche esportato. Poi finire a Roma, a Napoli, in tutti i posti, ma la provenienza è di qua, di Palermo. Poi, dimostrazione del successo della grattatella, qua ci sono tutte le fotografie che i turisti si fanno con lei. Ma io me le faccio al Massimo, di fronte al Teatro Massimo, vengano i turisti e si fanno le foto e me le mandano, vedi quanto me ne mandano. Insomma, come voi vedete, qui siamo proprio nel pieno della fase magnereccia, proprio. È un'altra gloria più popolare, la grattatella, come Santa Rosalia, c'è anche la grattatella. Non vi sento benissimo, quello che mi premeva sottolineare è che sono due mondi, da una parte la rappresentazione sacra alla quale abbiamo assistito, qui è tutta un'altra storia, tutto un altro popolo che... Sono colori, gente che mangia, che si diverte, in realtà però Santa Rosalia ci pensate o no? Come ci pensiamo a Santa Rosalia? È la nostra patrona. Ma lei ci crede che Santa Rosalia fa i miracoli? Come ci credo? Ci ha liberato dalla peste. La peste ci ha liberato dalla peste, allora vuol dire che io ci credo. E lei ne ha avuti i miracoli di Santa Rosalia? Io non ne ho avuto, ma comunque io penso che Santa Rosalia cose buone ne fa. Sono tutti che possono avere i miracoli, qualcuno lo avrà. Ma lei ci crede? Io ci credo, sì, perché sono cattolico. Quindi con la testimonianza dello zio Vincenzo, mentre vediamo come si fa la grattatella all'antica, io vi ridò la linea, ci sposteremo in questo villaggio culinario, ci vediamo. Grazie, tra Monica, poco. Grazie Monica, ci sentiamo più tardi. Dicevi, davvero è tante cose il festino di Santa Rosalia, adesso stiamo tornando qui sul carro che procede a fatica tra la folla per spostarsi fino alla cattedrale, ma davvero stanno succedendo tante cose stasera. Ci riferivano poco fa, per esempio, che a Piazza Marina i ragazzi del comitato Addio Pizzo, che come sapete da circa un anno hanno cominciato una campagna martellante per liberare la città dal racket delle estorsioni, hanno appeso dei manifesti a Piazza Marina chiedendo Santa Rosalia liberaci dal pizzo, dopo aver fatto il miracolo della peste. Quello del pizzo, che forse è male ancora più pernicioso, anche se meno eclatante forse. Comunque torniamo invece qui alla nostra rappresentazione, torniamo a Pier Francesco Palazzotto. Noi abbiamo visto in questa prima parte quindi Palermo piegata dalla peste, Palermo che si affida nelle mani di Santa Rosalia. Però dobbiamo anche dire che a Palermo fino ad allora
erano quattro le sante che venivano venerate, insomma. Santa Rosalia a un certo punto le sfratta, è così? Esattamente. Questo è stato oggetto di una manifestazione che era correlata appunto al festival di quest'anno, organizzata al Museo Diocesano, dagli amici dei musei siciliani e dal Comune. Abbiamo fatto 12 concerti in 12 chiese e oratori diversi, e con il tema appunto delle quattro sante patrone, per portarle nuovamente alla luce, per ricordarle. Sono sostanzialmente le quattro sante. Sì, scusami, Pier Francesco sta ricominciando lo spettacolo, c'è il cardinale Giannettino Doria, sentiamo e poi torniamo. Perfetto. Noi. Accenno a così, chiove strachiove, triste fortuna, la gran paura per mia sempre c'è. Non hai l'amore, non hai l'amore, la piana vuota e non c'è più. Non hai l'amore, non hai l'amore, la piana vuota e non c'è più. Ammucciata consolami tu. E c'è lo sole sempre in favore, non son calore a sto cuore ci dà. E c'è lo sole sì per favore, non so calore a sto cuore ci dà. Non hai l'amore, non hai l'amore, l'amore una volta non c'è più. Non hai l'amore. Non hai l'amore, non hai l'amore, la piana
Thank you.
23 gennaio 1625. La città infetta è divisa in quattro parti, quattro, come gli evangelisti, gli elementi, le stagioni e i loro venti.